cantante benissimo. Questa è la prova del puro canto. Che altro? Quindi le dico anche di basso, di così, ma soprattutto in mandato d'occhio con la sinistra. È in una posizione elegantissima. Magari un po' più vicino, adesso vengo la tua secondo le mie tre, non lo so. Thank you.
non sei lontano dall'obiettivo. Prima di dirti le cose che ti devo dire sull'ONAC, devo però, un dovere, ecco, darti, come dire, una specie di immagine speculare, ecco, del tuo essere chitarrista. Ecco, devo spiegarti qualcosa sul tuo modo di suonare la chitarra, che secondo me ti può agevolare molto se lo metti in osservazione. Vedi, ecco, tutto il tuo fare chitarristico è tutto concentrato sulla mano sinistra. Tutta la tua attenzione è lì sulla tastiera, eccetera. Si vede che tutte le tue energie di concentrazione, di osservazione, quando sono tutte rivolte alla cura della mano sinistra. E la mano destra ce l'hai un pochino così, no? Non hai difetti di impostazione, assolutamente no, però non le dai la cura che è necessaria. Quindi, ecco, tu devi fare una riflessione su questo fatto. La mano sinistra è un'ancella della mano destra, serve per preparare le note. Per ogni altro verso, nella fase critica del suonare, che è la produzione del suono, a dettare legge e a determinare i risultati è la mano sinistra, la mano destra. Capisci? Tu sei tutto lì, tutto, sembri uno scrivano, no? Ecco, sul foglio di carta. Questo sicuramente dice lungo sul tuo conto, sulle tue capacità intellettuali, sul tuo essere uomo di pensiero musicale. Però nell'atto del fare musica materialmente, ecco, secondo me ti può pregiudicare molto, perché tutto qui è tutto evanescente. Allora, come si può fare per porre rimedio a questa cosa? Guarda, ecco, ti potrei dire che suona più forte, non sai da te, ecco, ma sarebbe un'ipocrisia. Cioè, non si tratta di sollecitarti a fare una frase più forte, ma si tratta, questo è ovvio, ma si tratta di irrobustire la tua cavata. Mi spiego, se tu fossi uno strumentista d'arco si direbbe hai poca cavata o non hai cavata, hai bisogno di attaccatura. Ecco. Allora, qual è il rimedio? Benissimo. Per un quarto d'ora al giorno, che spero trovarmi a disposizione, diventi monco. Monco. La sinistra ti cade proprio. Smetti di guardare la tastiera, non la guardi più, e guardi il punto più distante nel locale dove stai suonando. Supponiamo che sia qui. Allora il punto più distante è l'angolo superiore dell'altra stanza. Adesso tu fai una serie di suoni sulle corde vuote, senza guardare la tastiera e con la sinistra penzoloni, e spingi il suono con la tua testa su e lontano. No, no, non così. Così siamo capaci tutti, senza appoggio. Molte meno note. Una nota finché non l'hai spinta lassù. Come un uccellino, ecco, deve andare lassù. Ecco, quadruplica quel suono di potenza. Di meno, non fai tempo a arrivare lassù. Tu mi dirai, ma questo è un esercizio da principianti, non un uno. Guarda, io avevo 16 o 17 anni, ho raccontato, io facevo molta pagina per la società dei concerti locali, perché sappiamo leggere la musica. Allora, quando arrivava un solista, chiunque fosse, comunque c'era un pianista che leggeva, aveva bisogno di molta pagina, mi chiamava. Un giorno sono andato a sentire le prove di un signore che suonava violoncello. Il cognome faceva Rostropovich. E io dovevo girare le pagine sul pianista. Non lo so. E io ho sentito cosa diavolo faceva questo qua, questo violoncellista. Anche il pianista era la stessa situazione del pianista. Ma quello che mi ha sconvolto era il suono che aveva quell'uomo. Ecco, che tra l'altro era molto gentile, mi mandò le sigarette, queste cose che erano cazzotto.
E alla fine del concerto gli dice: maestro francese, le posso chiedere una cosa? Sì, sì, dice, certo, dice, progetto musiciano, sì, sì, io sono uno strumento. E anche la strimana, la chitarra, niente. Come ha fatto ad avere uno strumento così? E allora ha guardato, quando si crede, nessun segreto, in de vida, de corda vida, chaque jour, mezz'ora di corda vuoto ogni giorno. Poi aggiunse: se tu riesci a fare il suono bello e forte sulle corde vuote, non ci saranno più limiti per il suono. Il suono lo devi aggiustare da solo, con le corde a vuoto, nella potenza e nella bellezza. Dopodiché sei a posto, capisci? Ecco, tu devi fare questo lavoro qui. Tu devi scollare gli occhi dalla sinistra quando suoni, e suonare come Liszt suonava il pianoforte, capisci? Guardando il piano di sopra. Mi spiego? Ecco, questo è quello che devi fare. Perché io adesso ti dirò, a questo punto devi suonare più forte. Sì, ma vedi, se tu ce l'hai già di natura, ce l'hai già, diciamo, nel bagaglio, questo suonare più forte, hai la cavata, hai così, capisci? Non c'è bisogno di dirtelo, lo fai. Poi, certo, quando devo suonare piano basta togliere. Ma vedi, aggiungere quando non hai cavato vuol dire suonare duro, suonare clangy. Ecco, togliere quando hai cavato. Hai capito? Che vuoi che sia? Ho reso l'idea? Sì. Ok. Quindi tu fatti un quarto d'ora. Tu la mattina ti alzi, non metti neanche i piedi in terra. Afferri la chitarra e fai un quarto d'ora di corde vuote. Re, sol, si, mi. Re, sol, si, mi. E guardi per aria dall'altra parte, perché è anche, e non vuoi dire, soprattutto un problema psicologico. Capisci? Cioè, è questa mentalità da scriva, da amanuense che hai. Va benissimo se tu fai il compositore, va magnificamente se fai il poeta, se fai il padre confessore, perfetto. Prima ancora di domandarti se il cantante o la cantante che stai ascoltando interpreta bene il personaggio, se ha capito bene, se recita, cosa ti domanda? Che voce ha? Capisci? Allora tu hai un deficit di voce e a questo devi supplire con questa semplice ricetta. Un paio di mesi di corte vuoto, ben pestato, attento, il suono deve essere bello, hai capito? Che se suona brutto non risulta niente. Ecco, dopodiché, certo. Tu non te ne accorgi neanche, ecco, tu continui a suonare con i pezzi, eccetera, non te ne accorgi neanche, ti ritrovi con questa proiezione. Hai capito bene? Ok. Allora, adesso ricominci da me e ti dico alcune cose. Allora, cosa diceva le faglie del Cantecondo? Come era strutturato il Cantecondo? Aveva queste caratteristiche. Il melisma, ecco, non si sviluppava su frasi equivalenti, cioè botta e risposta, proposta e risposta, binario e ternario, com'è nel periodo musicale occidentale. Ma andava liberamente, quindi a una proposta breve poteva far seguito nessuna risposta, una risposta negativa completamente difforme, e tre note, 5, 6, 7, di nuovo, quante note, eppure, quindi non c'era simmetria nel Cantecondo. Gli intervalli che formano il Cantecondo sono sempre delle seconde maggiori o minori, al massimo delle terze. Non ci sono intervalli lunghi. Nel Cantecondo non troverai mai si, mi, fa, sol, la, si, non lo trovi. Capito? Non lo trovi. Ecco, poi, la frase, l'ambito melodico di estensione della frase non supera mai la sesta, l'intervallo di sesta. Cioè, può andare su e giù per gradi congiunti, al massimo con una terza ogni tanto, ma comunque non va mai fuori dalla sesta. Capisci? E poi
cosa che è proprio del canticondo, usava anche i micro intervalli, cioè terzi di tono, quarti di tono. Ecco, infatti ora quando ho voluto evocare il canticondo nel tempo l'ho usato, ecco, questo intervallo. Hai capito? Ecco, trovi tutto, eh? Ecco. Allora, all'inizio tu fai non è la no, quello tu è l'accompagnamento, non il canto. Il canto è vocale, è libero, non è per staccare. Quindi tu devi fare lo staccato sotto, la mi la, ma non sopra. Sopra devi lasciare che la voce corra, hai capito? Ecco. Prova. Sì, non è difficile, non staccare una parte della gara, vai tu avanti. No. Allora, che cos'è quello? Noi abbiamo il cante, no? La frase, il melisma. Tra queste due cose, c'è questa lama, questo cuneo, questa ghigliottina che scende, è ritmica, e comincia con è un tacco nero, capisci? Quindi intanto attacca il mi con un bel appoggiato del lunare deciso, poi vieni in su e il glissando che fai lo devi misurare nel ritmo, ma non è una cosa evanescente, no, capito? Ma neanche per dire. Devi controllare il ritmo della corsa. Sì, quasi. Però non devi spegnere subito a partire dal sì. Deve essere un diminuendo. Cominci forte e come vieni su, togli forza. Vai, te lo studi, hai capito? Sì. È un glissando con il ritmo controllato. Non è qualunque ritmo. Non è qualunque. Per l'amor di Dio, ecco. Tu mi dirai, mai il chitarrista, cavoli loro. Ecco, noi parliamo con Manuel De Faglia, con Don Manuel, non parliamo con il chitarrista, capisci? Se no, hai capito bene? Sei pronto. Devi trovare il modo di far quadrare. Allora, come si fa? Guarda, ai miei tempi, io lo facevo tirando l'anulare su 5, poi facevo il primo mi con l'indice e poi partivo col pollice e andavo. No, scusa. Facevo 4 corde con l'anulare, ecco, il medio o l'indice sulla quinta e poi a partire dalla sesta col pollice. Inserendo un dito, il medio o l'indice sulla quinta corda, invertivo la corsa, mi spiego, perché il rischio se tu fai il glissando completo di arrivare su col pollice alto, spiazzato, quindi non puoi ripartire. Lì sono due quintine. Giuste devono essere. Non capisco come fare da aperto. Precisamente, bravo, hai detto giusto. Ecco, quindi studiati, ognuno poi, chi lo sa perché, ma penso che uno viene alla disimpegna, siamo simili, ma. Quindi tu fai questa cosa qui e trovi qual è il dito giusto da inserire per evitare l'interruzione della corsa, ma comunque il ritmo deve essere esatto, hai capito? Deve essere perfetto, così. Allora, e questa è una lama. Ma che cosa serve? Perché il compositore ha fatto questa cosa? Vedi, ecco, qui c'è un'estetica musicale. Lui era stato a contatto con Debussy, con i compositori della Nouvelle Vague musicale francese, Debussy soprattutto. Ecco, lui usava, ecco, questa illusione, no? Creava questa illusione, ti metteva un arpeggino, no?
poi improvvisamente sente questo arpeggio, ti buttava dentro una nota totalmente estranea, ecco, e lo shock che ne derivava, do maggiore, do maggiore, maggiore, re bemolle, ecco, lo shock che ne derivava cos'era? Era una specie di arresto del tempo, mi spiego? Qui c'è un cuneo che spezza la percezione di un tempo cronologico che storico, no? Che avanza, che si... è come se il tempo rimanesse lì, bloccato. Capisci cosa voglio dire? Si blocca l'orologio, hai capito? Eccola. Quindi è molto importante che questa lama, che sia tangente, esatta, precisa, non una cosa ornamentale, una carezza, ma una cosa così bella, pianificata, e capisci? È data anche, assestata anche con precisione, mi spiego. Cioè, se tu senti un chitarrista che ti fa le due pittine giuste, col diminuendo e poi col crescendo, sono lì, però, se fa le due scopatine così, due, no. Capito? Vai pure avanti. Ecco, togli quel miagolino, dopo il sol lo fai vuoto, tanto dura una croma, disimpegni la mano sinistra, ecco, cosa
dice, vedi cosa c'è scritto qui? Qui? Sì? Penso. No. Ma che cavolo di edizione è questa? Questo si può uscire un altro. Se mandami una mail che ti mando il manoscritto, così vediamo chi diamo. Qui lui ha scritto molto ben ritmato. Questa è una fase di puro e semplice ritmo armonico, ecco, senza melodia. Con un ritmo, guarda, deve essere assoluto, totale, capisci? No. Contrasto metallico.
metallico il è
due cose, quello che ti ho detto, sì, ma soprattutto il fuoco. Non ho dubbi sulla tua indole di musicista, non ho il minimo dubbio. Ho qualche perplessità sul fatto che tu abbia sentito bene dentro di te la tua volontà di essere concertista, capisci? Cioè comunicatore in carne e ossa di musica. Mi spiego? Perché sento che c'è questa, che non è la timidezza dei ragazzini, è proprio una specie di costrizione celata sul volto, ecco, capisci? Pensaci bene a questa cosa. Comunque, se decidi di suonare, suona. Ecco, e allora quella medicina che ti ho dato io, vedrai che in due mesi diventi una bella. No, sì, io ci metto.